Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Weekly, il podcast settimanale di Outcast.it. In ogni episodio ci ritroviamo in due persone a parlare di uno, massimo due argomenti, con un limite di tempo di mezz'ora. Io sono Andrea Maderna, con me oggi c'è Andrea Peduzzi. Uè. E questo è tra l'altro l'ultimo episodio prima della pausa estiva. Ad agosto non usciranno Outcast Weekly, a meno che ci prenda improvvisamente, succede qualcosa di clamoroso che dobbiamo assolutamente commentare, ma non contateci. E chiudiamo così con Andrea, che ci vuole parlare di questa nuova serie animata giapponese che si chiama High Score Girl, tratta tra l'altro da un manga. Correggimi se sbaglio, entrambi assolutamente inediti in Italia. Tra l'altro il manga ormai c'è qualche anno, perché è iniziato nel 2010. Nel 2010. Sì, mentre la serie TV è roba recente, siamo al secondo episodio. Sì, la serie TV è appena andata in onda, il primo episodio è iniziato in Giappone lo scorso 13 luglio. Ok, tra l'altro freschissima. Assolutamente irreperibile per vie legali da nessuna parte, praticamente non dubito che arriverà poi, però insomma, al momento dovete chiederlo a vostro cugino se volete guardare. Ma allora, c'è chi dice che non arriverà mai, gli statisti, però di conto se ne sta parlando un po' in rete, si sta facendo un po' di tantam, per cui visto anche il momento particolarmente nerd o comunque sul finire di, è possibile che venga. Dipende se vai a sapere, magari le problematiche di diritti che hanno colpito il manga diventano sbattimento nel momento in cui vuoi esportare l'anime fuori dal Giappone, che a volte questa cosa può diventare un po' problematica. Soprattutto poi per arrivare in Europa, che i diritti devi negoziare in 40.000 posti, cioè almeno in America ci sono gli Stati Uniti e fine, quando li porti in Europa e c'è l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania, diventa un po' uno sbattimento. Perché il prima di lasciarti la prova, in pratica nel manga si parla manga e nel cartone animato si parla abbondantemente di videogiochi, con proprio apparizioni di personaggi presi da giochi, per esempio di SNK, che a un certo punto nel 2014 ha fatto causa a Square Enix, che è il publisher, insomma, l'editore del manga. Poi si sono messi d'accordo, però insomma questo c'è comunque un caso passato che testimonia che può essere delicato l'argomento, mettiamo così, visto che non si parla di videogiochi. Adesso non so se ci sono anche videogiochi inventati, ma dentro ci sono videogiochi veri comunque. Certo. Comunque dici, in che modo, mi sembra anche giusto, no, che si uniamo un po' tutte le nostre cose, si parla di cartoni animati, ma anche di videogiochi in questo ultimo Outcast Weekly, di questa prima stagione sperimentale. Dici un po' com'è. Allora, secondo me vale la pena parlare di questo manga, nello specifico poi di questo anime, perché è sostanzialmente l'anime tratto dai l'anime sui racconti dell'ospizio. Nel senso che okay, dovrebbero dargli Outcast i diritti, dovremmo fare causa noi e non tanto SNK. Perché? Perché praticamente è una storia ambientata nel 1991. Il manga originale è scritto da Rensuke Oshiri, che è praticamente un autore di manga di classe del 1979, quindi più o meno vecchietto, circa la media di quelli di Outcast, tolto Stefano Tararico e quelli lì. Che praticamente racconta come la vita attraverso una storia slice of life, commedia romantica, ma che secondo me è anche più gag manga, nel senso, poi ci arrivo, però divisa in piccoli capitoli, piccole storielle più o meno autoconclusive, con una trama che va avanti, che racconta praticamente la storia di due ragazzini che vivono un incontro, una relazione o quello che è, comunque attraverso la comune passione per i videogiochi. Siamo nel 1991, sia nel manga che nella serie si fa riferimento a un cosiddetto rinascimento del gioco arcade in Giappone. Tra l'altro viene nominato anche una sorta di, un episodio già nel secondo, una sorta di riferimento alla crisi arcade dei primi anni 80, sempre in Giappone, quindi qui si parla proprio di un momento di forte ripresa in Giappone. Praticamente i protagonisti sono Haruo Yaguchi,
che è un ragazzino a sesto anno dell'elementare, quindi un ragazzino di 11-12 anni, che non è particolarmente bello, popolare, non è dotato per lo studio, ma è invece estremamente appassionato di videogiochi e in particolare è un appassionato di arcade. Lui va tutti i giorni nella sala giochi vicino a casa, tra l'altro nelle sale giochi giapponesi apparentemente, da quello che pare nella serie, sono molto molto simili a quelle che potrebbero essere quelle italiane, nel senso che comunque lui fa allusione al suo mondo, fatto di puzzo di sigarette, di bulli che arrivano, ti inseriscono la moneta e ti sfidano, insomma è uno scenario anche molto comune. Sta di fatto che lui a un certo punto, durante la partita di Street Fighter 2, viene sfidato da un misterioso concorrente, lui è fortissimo, viene battuto, e questo concorrente non è sfidante, non è che una sua compagna di classe, Akira Ono, che è una ragazza invece bella, intelligente, ricca, di buona famiglia, che è assolutamente, diciamo così, incredibile associare ai videogiochi, quantomeno per i ragazzi in questione. Dunque, il manga, dicevo, è di Rensuke Okiri, questo autore che tra l'altro è anche un appassionato di videogiochi, retro gaming, ha lanciato anche un canale su Twitch di recente, e, in cui fa vedere in particolare videogiochi classici, in particolare horror, o figure di videogiochi recenti, sempre a tema horror, che è un po' la sua passione, e occasionalmente anche si è buttato su Overwatch. Il manga invece è diretto da Yoshiki Yamakawa, che praticamente io conosco principalmente per la sua partecipazione a... come si dice, Children of the Walls, che ho visto di recente ed è tra l'altro su Netflix, Be the Beginning, in cui era nel dipartimento artistico, in particolare come storyboard artist, e poi nella serie Excel Saga, che magari più vecchietti conoscono, una serie di fine anni 90, un po' demenziale, un po' però piuttosto famosa. Di recente lui invece, il regista, ha diretto Alice Tozuroku, che però non ho mai visto, e Little Busters. Queste, diciamo, sono un po' le sue credenziali. Lo studio invece che trasmette l'anime è il publisher Square Enix, JC Staff, che è praticamente uno studio piuttosto importante in Giappone, che appunto ha Prize of School, che pure un'altra serie disponibile su Netflix, sempre il suddetto Excel Saga, Onion Clover, e comunque una serialista veramente, veramente in Toradora, che pure su Netflix di recente. One Punch Man, comunque, è uno studio molto, molto affermato. Allora, l'innesco della storia, come ho detto, avviene in sala giochi nel 91 a Tonon Cabinato. Dico subito le differenze rispetto al manga, nel senso che ho dato un'occhiata anche al manga. Dunque, a livello di storia, sono praticamente fin dove sono arrivato io, almeno la lettura e la visione, più o meno identiche, anzi quasi letterali. Le differenze quali sono? Che praticamente l'anime è molto più denso, nel senso che nei due episodi andati in onda, per esempio nel primo episodio copriva i cinque capitoli del manga, i primi cinque, capitoli che però sono molto molto brevi, nel senso che sono come la tradizione dei gag manga, nonostante venga classificato come seinen, quindi manga per adulti, però immagino proprio per il fattore nostalgia, perché in realtà la dinamica è Beh, poi proprio comunque verso... seinen, insomma, giovani adulti, diciamo. Sì, no, certo, però di solito i seinen si associano molto spesso a dinamiche tematiche mature. Sì. Qui invece, più che altro, secondo me, quello che lo rende, diciamo, adatto un po' ai vecchietti è proprio il fatto che è ambientato nel 91 e avendo l'autore, diciamo, più o meno l'età del protagonista nel 91, si rivolge un po' a un target che è anche appassionato di retro gaming e di giochi dell'epoca. Poi Ma va quindi, benissimo scusa, per tutti. per capire, ti sembra per adulti più perché parla, appunto, fa l'ospizio dei videogiochi che per come poi lo racconta? Sì, Cioè il per tipo di dirla racconto invece è brevemente, un po' sì. più giovanile. Sì, esatto, perché in realtà, almeno fin dove sono arrivato, non c'è traccia di dramma, non c'è tratta nemmeno di momenti piccanti, piuttosto che di situazioni, diciamo così, ambigue, difficili o sofisticate. È un umorismo molto, molto semplice. Ogni manga, ogni capitolo del manga è molto breve, raccolta da una storiella che porta avanti un po' l'avvicinamento tra questi due ragazzi. Vabbè, Stranger Things, una roba per ragazzi che però accalappia gli Sì, adulti con però è molto nostalgia. simile anche ai capitoletti, non so, dei gag manga che faceva la Takahashi con la Mu, per esempio, all'inizio, Sì, perché i ok. manga erano proprio capitoletti autoconclusivi che portavano avanti un po' i rapporti tra i personaggi. Ecco, più che altro c'è questa cosa qui. Allora, è interessante, praticamente, vabbè, poi qualche altro credits lo butto là perché vale la pena, praticamente le musiche sono di Yoko Shimomura, che
che pare che se no io diciamo non sono un esperto di musica di videogioco, però quindi mi limito a leggere, si è occupato delle musiche di Street Fighter 2, di Final Fight, di Final Fantasy 15 e insomma comunque uno che ci sa fare. Ti sto continuando a correggere, è femmina. Sì, scusami. Come ho detto, non sono un... No, è che, cioè, non è che me lo ricordassi, però l'ho googlata al volo. Ah, ok, ok. Però sì, in effetti ha fatto un sacco di... Ma tra l'altro, anche relativamente recente, Mario Luigi, Super Star Saga, voglio dire. Sì, esatto. Allora, le differenze sono appunto la densità, nel senso che nell'episodio del manga, cioè in un episodio dell'anime ci stanno ben 5 capitoletti del manga, quindi in generale comunque... se lo chiedi a me, nonostante abbia goduto diciamo dei primi episodi dell'anime, trovo che il manga come linguaggio sia più appropriato per raccontare questo tipo di storie, però vai a sapere come evolverà, visto che appunto andate in onda solo 2 episodi, anche del manga non ho letto tutto, quindi magari diciamo tra un po' avrà senso anche la dimensione. E poi il fatto che mentre nel manga diciamo vengono citati tutti i giochi reali, cioè praticamente anche nei primi capitoli praticamente compaiono, non so, oltre a Street Fighter 2, Ghosts and Goblins, poi compare, non so, ad esempio The Kung Fu per PC Engine, R-Type Vigilante per PC Engine, poi non so, Splatterhouse, insomma compaiono un sacco di giochi tutti veri, però diciamo nel fumetto sono rappresentati nel miglior modo possibile, però non è che ci sono gli screen dei giochi appiccicati sulle tavole. Chiaro. Nell'anime, di contro, tutte le parti, diciamo così, ambientate, tra virgolette, nel videogioco, quindi le sfide così, sono effettivamente fatte apparentemente con i motori dei giochi in questione. Cioè, sono veramente, tu vedi... Esattamente, c'è il rub del gioco. Vedi il gioco, sì, esatto. Cioè, okay. Ma tra l'altro mi sono anche cercato qualche screen così, in particolare per dei Kung Fu che non, diciamo, non avevo familiarità, ecco. Ed è effettivamente calzante, per cui non so, anche la versione di R-Type e quella di PG Engine, insomma, nell'anime vedi effettivamente i videogiochi, c'è uno stacco netto tra praticamente la realtà che è animata in maniera convenzionale, mentre invece il gioco che è il gioco in questione, cioè proprio pixel veri con partite reali. Tra l'altro è molto molto dotto, diciamo così, anche quello che è, diciamo, l'immaginario che c'è dietro i giochi, nel senso che lui, il protagonista, sogna di diventare giocatore professionista, ovviamente gli sport e cose del genere erano molto lontani, infatti lui si chiede, chissà se esisterà mai un lavoro del genere, se esiste comunque una cosa del genere, fermo restando che in Giappone, in generale in Asia, sono sempre stati più avanti, però immagino che nel 91 non fosse ancora concepibile una professione di questo tipo. E poi appunto ci sono molti riferimenti che sono anche piuttosto ricercati, nel senso che prima di tutto la grammatica di tutti i videogiochi, nel senso del rapporto, nel senso, non so, ad esempio, se un giocatore sconfigge l'altro giocatore utilizzando solo mosse deboli, questo viene considerato un umiliarlo, oppure inserire il gettone nel mezzo di una partita gli rovina magari il punteggio, cose del genere, cioè esiste tutta, diciamo così, quella che è l'asse di comportamenti in queste situazioni, diciamo l'educazione, non so come dire, ce la puoi fare. Sì, mi sono impappinato. Vabbè, ma sì, comunque si è capito, cioè c'è molta attenzione a questi dettagli, a queste... non solo ai dettagli interni al gioco, ma proprio anche al modo in cui, insomma, esatto. Quasi può essere il galateo del videogiocatore. Bravo, ecco, non mi veniva la parola, ero lì che la cercavo da un'ora, però non mi veniva. E tra l'altro, attraverso questo galateo del videogiocatore è interessante perché viene costruito il rapporto sia tra i due personaggi. Lui è un tipo effervescente, solare, nonostante sia un grande giocatore, nonostante non abbia particolari abilità, mentre lei invece è fortissima nei videogiochi. Non parla mai, nel senso che comunque ha evidentemente dei problemi relazionali, nasconde, diciamo, in famiglia la sua mania di andare nelle sale giochi e non possiede una console domestica, lei, a differenza di lui che ha il PC Engine. Perché? Perché effettivamente lei è altolocata e suona il piano, si esercita al piano, ha tutta una serie di doveri particolari che non contemplano, diciamo, la distrazione con i videogame. Quindi lei si relaziona con lui in due modi, semplicemente giocando, stando in silenzio, oppure picchiandolo, ti dando dei cazzotti quando magari no, che
comportamento scorretto, non so, banalmente proprio nella primissima scena, per cui non è uno spoiler, loro si conoscono, per descrivere un po' quella che è la loro relazione iniziale, nella prima puntata lui sta giocando a un cabinato a Street Fighter 2, viene sfidato da lei, lei utilizza Zangief, ed è una cosa per l'epoca incredibile, perché nel 1991, cioè all'uscita del primo Street Fighter 2, Zangief era un personaggio difficilissimo da usare, considerato debole, perché è contemporaneamente complicato, perché utilizzava delle tecniche molto particolari. Il ragazzino dice, ma com'è possibile che usi Zangief, che faccia fare tutte le sue mosse speciali, considerato che c'è gente che fa ancora fatica a fare lo Shoryuken o la Duken. Okay. A quel punto lui praticamente sceglie di cambia personaggio, perché prima utilizzava un altro personaggio, mi pare Ken, cambia personaggio e utilizza Guile, perché diciamo pare che nel codice corrente delle giochi di allora Guile era un po' il personaggio chiave per sconfiggere chi fosse bravo con Zangief. Lei questa cosa la considera in qualche modo una scelta vile, inopportuna, cioè lui nell'ottica diciamo di due giocatori fissati e maniaci. Lui avrebbe dovuto mantenere lo stesso personaggio, nel senso avrebbe dovuto giocarsela con le sue possibilità, e invece in qualche modo utilizza una scelta vile e lei allora cambia cabinato e gli dà un pugno. Da qui in avanti praticamente lui poi la rivedrà in classe lei è tutta perfettina così, quasi non gli rivolge la parola e tutto quanto, mentre invece poi la ritroverà sempre in sala giochi. Tra l'altro lei, come si dice, ha tutta una serie di passioni. Cioè lei nasconde praticamente il videogioco, il fatto che videogiochi alla famiglia, perché comunque è altolocata così, è tutta una serie di passioni, per cui va a giocare sostanzialmente di nascosto, senza praticamente farsi beccare, perché lei ovviamente ha tutta una serie di altri interessi. Comunque è interessante come questo codice tra videogiocatori serve a far crescere la relazione tra i due, ma serve anche a far crescere la relazione con altri personaggi che compaiono in scena. Ad esempio, non so, a un certo punto loro che sono stati diciamo un po' avversari si allenano, perché arrivano altri due ragazzi, un'altra coppia praticamente, e li sfidano a Street Fighter, e insomma anche questa coppia diciamo considera sbagliato il modo in cui sono stati battuti. Insomma, ci sono tutte queste cose diciamo così di galateo tra videogiocatori, e poi è molto interessante anche il modo in cui descrive i videogiochi in sé, nel senso che non è sicuramente una serie fatta da una persona che non conosce i videogiochi, ma tutt'altro, al di là del fatto che vengono mostrati tantissimi videogiochi anche del periodo e anche particolarmente diciamo così desueti, è interessante come ad esempio vengono mostrate delle pratiche del videogiocare che sono veramente da professionisti. Non so, ad esempio a un certo punto lui e lei si ritrovano a giocare a Final Fight, anche lì è una scena molto carina, perché praticamente fuori sta piovendo e quindi si ritirano in un negozietto dove ci sono dei cabinati orizzontali, quindi un po' più vecchiotti di Street Fighter 2 o diciamo del gioco all'ultimo video nella sala giochi. Tra questi c'è ad esempio Final Fight, oppure c'è Splatterhouse. A Final Fight praticamente giocano in doppio e lei si rivela apparentemente scarsa, cioè comunque incassa più botte di lui. E lui dice, sta a vedere che qua sono più forte io. E in realtà no, in realtà lei stava praticamente utilizzando Agar, cercava di non utilizzare prese o tecniche speciali contestualmente a Final Fight, e inoltre non prendeva, non si rifocillava, cioè non prendeva alimenti, quindi non recuperava l'energia. Chiaramente, perché? Perché apparentemente, viene detto nella serie, lei sta utilizzando la tecnica chiamata alchimia. Cioè, in pratica, se si fanno queste cose, se poi si distruggono, diciamo, delle scatole in un certo ordine particolare, mi limito a quello che ho capito dalla serie, perché in realtà non ho mai giocato a Final Fight in questo modo qua. Il gioco eroga praticamente a un certo punto gemme piuttosto che lingotti d'oro, comunque delle cose che alzano drasticamente il punteggio, quindi paradossalmente lei stava giocando al di sotto delle sue possibilità per poter innescare questa particolare modalità di gioco vantaggiosa in termini di punteggio, ed è una roba veramente da super pro che io non avevo personalmente mai sentito. Ecco, è interessante poi, tra l'altro, anche perché al di là dei giochi che vengono mostrati, non so, ad esempio, ho già citato R-Type, Kung Fu per PC Engine, poi, non so, ad esempio, ci sono,
Elevator Action, Space Harrier, Classic Clamber, poi a un certo punto, ad esempio, un'altra cosa interessante è che si evince già dai primi episodi della serie quella che è l'abitudine del gioco in Giappone, cioè si va a giocare nelle grandi sale giochi, però esistono anche lì, come magari esistevano noi, le leggende metropolitane. A un certo punto si parla di una sala giochi leggendaria, lontana, tot fermate di metro, che magari per loro che sono ragazzini sono comunque un sacco di strada, e in questa sala giochi leggendaria, considerata anche una leggenda metropolitana, pare che si possa giocare a tutti i giochi con 10 yen, che credo fosse un prezzo molto molto basso, e che contenga dei giochi rari. In effetti poi loro ci vanno, e questa sala giochi, che è super scrausa, praticamente in una specie di sottopassaggio, è tenuta male rispetto alle sale giochi luccicanti dove vanno loro, già a pochi anni di distanza comunque, ad esempio trovano una versione di Street Fighter 1 con i tasti originali a pressione, nel senso in Street Fighter, nel primo Street Fighter la potenza dei pugni in alcuni cabinati non veniva data con i tre tasti, diciamo così, ma attraverso dei tasti tipo punchable, cioè praticamente a pressione, che in pratica variavano a seconda del modo in cui il giocatore premeva su questi tasti. Poi non so, appunto, di questa sala giochi che ritrovano Space Harrier, che ritrovano Classic Clamber, poi nelle Virtual Action, tutti giochi praticamente vecchi rispetto a quella che è la loro epoca. E anche qui la serie gioca molto bene a mettere in risalto la differenza che c'è tra, diciamo, la prima metà degli anni 80 e la, diciamo così, la metà degli anni 80 in termini di videogioco, con quello che c'è stato dal 90-91 in avanti, cioè proprio anche l'epoca d'oro dei coin-op che c'è stata dopo, sostanzialmente, in Giappone. Ecco, detto questo, un'altra cosa carina, ad esempio, non so, tra le leggende metropolitane che vengono fuori, praticamente un'altra cosa di cui parlano, che per esempio è curiosa per un italiano, è che altre modalità di gioco che potevano esserci in Giappone da allora erano la temporary housing, dicono in inglese, con un solo gioco per volta, cioè quindi immagino che fossero degli allestimenti particolari, magari realizzati da qualche sviluppatore, distributore, per lanciare un gioco grosso, diciamo così, e in questi allestimenti particolari si poteva giocare solo quel gioco. Oppure lui parla delle case di riposo, ad esempio il ragazzino raccontando alla ragazzina altre possibilità di giocare. Al di là della sala giochi, lui dice ci sono delle case di riposo, si dice che ci siano delle case di riposo, almeno io credo che fossero case di riposo, perché si dice Old People House, però contestualmente mi sembra di aver capito che sono case di riposo, dove praticamente puoi andare, giocare quanto vuoi, e in più ci sono gli anziani che ti offrono le partite. Quindi, insomma, tutta una serie di cose che, se da un lato sono comuni, diciamo, con l'esperienza di un italiano, sono anche molto molto diverse. Nel senso che magari appunto in Giappone c'erano possibilità o più ampie o più particolari. Al di là di questo, praticamente, però, al di là di tutto questo set di citazioni, al di là di queste, tra virgolette, delicatezze da videogiocatori, in realtà il racconto è anche bello nel modo in cui fa trasparire il sentimento tra i due, cioè la sentimento, non si parla di sentimento nel punto in cui siamo arrivati, ma quantomeno l'affinità. Ci sono comunque dei momenti già nel secondo episodio in cui comunque si lasciano da parte per un po' le citazioni, che sono comunque il collante tra i due personaggi, per parlare invece delle motivazioni che li spingono a giocare. Ad esempio, appunto, lei si lascia intendere che gioca perché vuole rilassarsi, perché evidentemente a casa è troppo schiacciata dalle responsabilità di quelle che sono le abitudini dell'alta società giapponese, quindi lei scappa, va a giocare, anziché magari, non so, suonare il piano o altro. E anche il semplice andare a cercare una sala giochi assieme, vedere il tramonto assieme, senza fare granché, è per lei comunque un'esperienza socialmente importante rispetto a quello che è il suo tran tran da ragazza ricca, un po' prigioniera delle convenzioni, ecco. Insomma, Beh, interessante. no, ma è interessante, ripeto, dal punto in cui sono arrivato io funziona meglio sempre su manga, perché secondo me la narrazione a capitoli brevi su manga ha un po' più ritmo. Qui sull'anime, nonostante gli episodi, come ho detto, sono molto più densi, si aprono meno, però appunto, ripeto, già nel secondo episodio si apriva un po' di più la storia sentimentale e insomma lasciava intendere che probabilmente avrà la parte di citazioni, probabilmente farà il grosso solamente nell'innesco, o comunque diciamo
lascerà il posto pian piano, così mi è parso di, mi immagino, diciamo così, a un'evoluzione dei personaggi un po' più spessa. Poi ecco, al di là della storia, a metà di ogni episodio, questa cosa diciamo nel manga è meno marcata, se non addirittura assente, ora sarà anche per motivi di marketing, però praticamente a metà di ogni episodio viene fatto un piccolo stacco che magari racconta qualche particolare sui giochi trattati nell'episodio o citati e come possono essere recuperati oggi. Ad esempio, non so, quando parlano, all'inizio viene presentato Street Fighter 2 e a metà gioco c'è i ragazzini in versione super deformed raccontano che è ricorre il 30° anniversario di Street Fighter 2, è uscita la collection con tutti i giochi, bla bla bla, e quindi insomma si possono recuperare così. Oppure a metà del secondo episodio parlano del Nalco Museum, visto che avevano citato un po' di giochi presenti in quella raccolta. Vabbè, ma lì è chiaramente Namco, Capcom, via dicendo, che per, sì, me, per non rompere coglioni fanno pubblicità. Sì, però cioè, secondo me è piazzata bene, nel senso sono informazioni interessanti, sono contestuali. E poi tra l'altro sono pretenziosa fino a un certo punto, perché ripeto, i giochi sono gli stessi finora, fino a quello che ho visto, l'avvicendamento dei giochi è uguale al manga, quindi diciamo volendo non è che hanno cambiato giochi per servire questo o quel distributore, sono stati attenti nelle pubblicità. E poi sono anche interessanti, ad esempio, nel modo in cui portano informazioni. Non so, a un certo punto lui a casa ha il PC Engine, lei ovviamente essendo ricca non può avere le console a casa perché può giocare solo fuori, per quello che è fortissimo negli arcade, ma ad esempio già col joypad non è completamente a suo agio. Cioè cambia anche, diciamo, questa cosa. E lui le dice, ma guarda, è fighissimo questo PC Engine così, ci sono giochi fantastici, c'è R-Type, ci sono tutti questi, fa vedere tutte le cartucce che ha, tutte le cartucce che ci possono avere. E poi dice, esiste anche la versione portatile del PC Engine GT, però costa troppo, la mamma non me lo può comprare, così tutto quanto, e poi c'è la versione col CD, insomma, tira fuori, riesce a mettere fuori anche delle informazioni che da un lato sono interessanti per chi guarda, perché sono informazioni reali, accurate. Inoltre hanno senso, perché io, nel senso, da ragazzino, se sei un ragazzino di 12 anni e trovi una compagna di classe, ma anche un compagno di classe, cioè un amico con cui ti sfondi di videogiochi e parli di tutte queste cose, a un certo punto parte proprio il momento spiegone delle conversazioni, tu magari rivista questa, quest'altra cosa, io la butti in faccia, così. Insomma, è molto molto carino. Tra l'altro è molto carino anche il fatto che lei va da lui a giocare col PC Engine con la scusa di portargli i compiti, sempre perché è altolocata, così, proprio tipico da slice of life giapponese di ragazzini. Cioè, ci sono tutte queste cose che si mischiano, secondo me si mischiano abbastanza bene. Ripeto, nei primi due episodi il parco citazioni è molto molto ampio, però potrei sbagliarmi, ma a naso ho la sensazione che ci sarà sempre questa impalcatura, ovviamente, perché parla di questo, anche parla di un'epoca, però la sensazione è che il rapporto tra i personaggi, già da quello che ho visto, potrebbe andare ad approfondirsi parecchio. Ecco. Bene, interessante, speriamo che prima o poi riescano anche a portarlo ufficialmente in Italia, oppure no, e si va tutti da mio cugino a farcelo passare in qualche maniera. Va bene, direi che possiamo chiudere qua. Grazie a chi ci ha seguiti fino a questo episodio, insomma, di Outcast Weekly, che auspicabilmente comunque tornerà a settembre. È già comunque quasi miracoloso che siamo riusciti a fare 14 episodi senza saltarne uno, anzi una settimana abbiamo fatti due addirittura, presi da impeto. Ebbene, ci ritroviamo comunque sul sito, anche se a regime ridotto per il mese di agosto, e poi a settembre si riparte forse già con una cover story, non lo so, me ne hanno suggerito una che ci potrebbe stare. Per oggi è tutto, ciao ciao.